Ma siamo in diretta su Facebook. E siamo in diretta su Facebook. Vai, Giovanni, due parole. No, 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 quali due parole? Cioè, ma guardate, questi stanno sulle altalene e guardate che c'è scritto lì. Guardate, guardate il foglio. Guardate il foglio. Figuracce, vabbè. Figuraccia, in diretta, no. Scherziamo. Allora, gente allegra, Dio l'aiuta. E questa è la cosa principale. Giovanni, due parole. Se parliamo di gente allegra, parliamo di proprio della famiglia. Perfetto. Perché una famiglia che non è allegra non c'ha senso, no? Se vogliamo ricostituire un nucleo familiare che sia gioioso, che sia di speranza, serve un clima di gioia, di tranquillità. Ed è questo, è per questo qui siamo qui sulle altalene, raccogliendo le firme. Dobbiamo dire che anche con un notevole successo, la gente ci ascolta, si ferma, grazie anche a tutto l'impegno del popolo della famiglia che si ferma, ferma le persone, le informa su quello, i rischi di questa, di questo periodo. E andiamo avanti, e andiamo avanti. Allora, a sto punto, Giovanni, ecco, tocca a te. Allora, che cosa volete che dica? Ringrazio tutti per questo risultato meraviglioso. Abbiamo raggiunto con tre soli incontri un numero anche molto più considerevole del minimo richiesto. Ringraziamo veramente tutte le persone che hanno partecipato, ringraziamo tutti i consiglieri, i candidati. Ringraziamo gli amici, tutti quelli che hanno fatto il massimo per ottenere questo risultato. In tre soli incontri abbiamo raccolto tutte le firme. Veramente un risultato inaspettato. Grazie, questo entusiasmo naturalmente ci riempie di forza. E adesso da lunedì cominceremo la campagna elettorale. Quindi da lunedì sarà veramente dura e faremo del nostro meglio. Grazie. Grazie. Beh, a questo punto il coordinatore nazionale è d'obbligo. Vai, buonasera, Nico. A tutti e grazie a tutti voi che sicuramente sarete andando in diretta, perché il popolo famiglia chiama persone, il popolo famiglia chiama amici, il popolo famiglia è tutto quello che è il cambiamento della nuova politica italiana. Io voglio dire stasera un grazie a Giovanni Fiori, candidato presidente, che inizio a dire veramente con forza, è stata una scelta, diciamo, non assolutamente senza nessun pensiero o ripensamento, è stato subito lui, una persona vera, una persona sincera, una persona che potrà fare il bene di Ostia, degli Osti, di tutti i cittadini, della famiglia, dei bambini e delle persone in difesa. Decimo municipio, c'è ragione. Io voglio dire una cosa, quello voglio ribadire, il concetto che diceva. Vabbè, decimo municipio, non incitiamo tutti. Io voglio dire solo una cosa, un grazie di cuore ancora a Giovanni, a tutta la squadra, al capolista Leo Alberto, a tutti voi, ai consiglieri e agli amici di Ostia che sono stati veramente una famiglia, che si sono messi intorno a delle persone per far sì che si soprattutto grazie a lui che cambiare la storia, cambiare la storia di Ostia. E viva ancora la famiglia, viva Giovanni, ce l'abbiamo fatta, qualcuno pensava di non farcela e invece ci siamo, ci saremo, viva Ostia, viva ancora la famiglia. Grande. Caricato, pallettone. Troppo forte.